Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un altro caso emblematico di come viene applicato il nostro sistema bocca bionica. Un paziente con i denti completamente distrutti, sul lato sinistro puoi vedere è la stessa persona, puoi vedere la bocca distrutta, mancavano molti denti, denti distrutti dalla carie e dalla parodontite, denti completamente consumati nella parte anteriore, incisivi, abrasi e nella parte inferiore invece completamente distrutti. Questa era la situazione in cui si trovava il paziente prima di iniziare i lavori. Denti completamente abrasi, si vede persino la parte interna degli ultimi denti rimasti, le radici distrutte, cariate, distrutte dal bruxismo fino al livello della gengiva. E questa è la radiografia del paziente, come si è presentato a noi. Un sacco di infezioni, molti denti mancanti e gli ultimi denti non era possibile utilizzarli dal punto di vista protesico. Abbiamo proceduto a fare una preview di quello che sarebbe stato il risultato ottenibile, quindi della composizione dentale auspicabile. Abbiamo proceduto a questo punto con la chirurgia e posizionato i denti provvisori. Vedi che la bocca è già riabilitata, anche se provvisoriamente, questo è il tipo di intervento che abbiamo eseguito. 6 impianti dentali nell'arcata superiore e altri 6 impianti dentali nell'arcata inferiore. Tutta la parte che vedi bianca sono i denti con titanio e zirconio che abbiamo eseguito. Questo che vedi è un grafico 3D che ti mostra l'intervento che abbiamo portato avanti. Impianti inclinati a evitare le zone di vuoto dei seni mascellari nella parte superiore e impianti inclinati a evitare i nervi mandibolari nella parte inferiore. Su di questi le due arcate avvitate. Queste sono le due TAC tridimensionali, situazione di partenza, la bocca completamente distrutta, molti denti mancanti. Sul lato destro puoi vedere invece le due arcate con i 6 impianti per arcata in posizione. In questo modo abbiamo potuto rimettere la dentatura al suo posto. E abbiamo potuto simulare a questo punto il mock-up, ovvero le prove dei denti definitivi. Questi sono solamente dei denti in plastica che servono a testare il design digitale, vengono stampati con delle stampanti di plastica praticamente. Li testiamo in bocca e andiamo a verificare quelli che sono i volumi che dovrebbero occupare i denti definitivi. A questo punto abbiamo proceduto a creare i denti definitivi, in questo caso sono state create due arcate in zirconio iperrealistiche, abbiamo simulato anche la gengiva e una barra di resistenza in titanio verso la gengiva. Questo ci permette di ottenere il massimo dal punto di vista dell'estetica e della resistenza. Ti faccio presente che protesi di questo livello, simulazioni protesiche che bioemulano i tessuti perduti, come queste, è difficile trovarle in circolazione. Questo è il risultato, della riabilitazione finale e questo è il paziente riabilitato alla vita, che ha trovato finalmente la gioia di tornare a vivere. Il paziente ha una copia dei suoi denti in cloud memorizzati. In caso di problemi, in futuro con un click potremo riprodurre i denti seguendo appunto il nostro protocollo di bocca bionica. Questo è il prima e dopo. Spero che ti sia piaciuto questo paziente come l'abbiamo riabilitato. Guarda quanti anni di vita gli abbiamo fatto recuperare. Prima era un viso spento, una bocca malata, ora invece è un paziente con un viso luminoso e pieno di vita. Un saluto da Dottor Palmas.